Circa 900 partecipanti al via della 36esima edizione di Vivi Città ad Aosta. La gara è stata organizzata dalla WISP in 60 città italiane. Si passeggia lo stesso anche col gesso? Assolutamente, assolutamente, è una bella iniziativa, siamo qui con tutta la famiglia, una bella giornata di sole, non c'è niente di meglio da fare oggi. I bambini hanno voglia di correre, fare anche una passeggiata in zone della città che non sono normalmente accessibili e rendersi conto che si può andare a piedi e non sempre in macchina. I 900 hanno scelto di svegliarsi presto stamattina, nonostante il cambio dell'ora, per partecipare alla 36esima edizione di Vivi Città, la gara podistica e passeggiata ludico-motoria per Aosta, organizzata dalla WISP. Un bel sole e la voglia di stare insieme hanno fatto il resto. C'è molta gente di Aosta, ci sono molti amici, quindi alla fine è anche un modo per stare insieme. Bello sempre nella propria città gareggiare con altri e essere qui. Tanti alunni hanno partecipato al concorso riservato alle primarie Aiuto la mia scuola, che premia le tre scuole con il maggior numero di iscritti. I vincitori saranno resi noti martedì. Tutta la scuola, tutte le classi. Con che spirito vi avvicinate a questa manifestazione? Con uno spirito sportivo ed amicizia tutti assieme per passare una bella domenica tutti assieme. E voi vi siete svegliati volentieri stamattina? Sì. Ti ha portato la mamma oggi? No, dimmi un po'. Con la mamma. E poi? E poi? Tutta la? Tutta la scuola. 81 gli atleti che hanno preso parte alla gara competitiva. Alex Ascensi è arrivato secondo. Quest'anno mi sono dato un po' di più al podismo e essendo una gara di casa è sempre bello correre qui tra le nostre vie della nostra città. Tra le donne, prima Charlotte Bonin, decima assoluta. Sono molto contenta, ho lasciato da poco gli sci, ho ripreso a correre e quando ho saputo che c'era Vivi Città non ho potuto non venire, cercare di correre tutti insieme nelle vie appunto della città con tutte le persone che ti fanno il tifo e quindi è molto stimolante, ma sembra un po' meno gara, più diciamo una corsa in famiglia, ecco. Un gran ritorno per Xavier Chevrier, vincitore assoluto. È un po' un ritorno dopo un anno difficile, da un anno che non mettevo più un pettorale addosso e farlo qua ad Aosta è qualcosa di emozionante. La vittoria è una dedica. Luigi Perosino e Mauro Desandré, ero abituato ad averli qui alla partenza, gli arrivi tutte le volte, mi hanno visto crescere e quindi mi sentivo in dovere di dedicargli questa vittoria e ci vedremo un giorno anche con loro.